se è possibile. Adesso vediamo su quanto, adesso vai la carta da come. Il problema è che io so che l'INPS sarebbe Istituto Nazionale Previdenza Sociale, allora voglio sapere, a fronte di tutti i documenti pubblici in mio possesso, dove ci stanno esami dell'ARPAC, esami dell'Agenzia del Giornale per le Entrate, dove ci stanno Procura della Repubblica che attesta che a Pianura ci avete avvelenato con tutti i fanghi tossici e i rifiuti, ci avete nel senso che ci hanno, lo Stato italiano, non so se lei, ci hanno avvelenato con tutti i rifiuti tossici eccetera, e quindi io mi trovo una ragazza di 23 anni ammalata di un tumore al midollo osseo da 2 anni e mezzo che stiamo combattendo da agosto 2012, tanto è vero che sono, è da agosto 2012 che non pago più niente, non solo l'INPS, manco la spazzatura e manco la tassa della circolazione, non voglio pagare più niente a questi signori che ci hanno avvelenato. Io ho una ragazza di 23 anni che sta combattendo con un tumore al midollo osseo da 2 anni e mezzo e ce l'abbiamo viva per miracolo, cioè sta in casa, è come se un fantasma vivente. Io devo, a questo devo dare 10.000 euro all'INPS o li spendo per salvare la vita di mia figlia? Le faccio questa domanda, se lei fosse me, lei cosa farebbe? Io ho speso 1.100 euro solo per mandare tutti e 5 i capelli di me, mia moglie e i miei 3 figli in America, dove risulta che noi siamo tutti e 5 avvelenati da metalli pesanti. No, non mi piace solidarietà, a me mi piace la cosa, INPS significa Istituto Nazionale Previdenza Sociale. La domanda legale che io le faccio è questa: quale previdenza avete adottato per i cittadini di Pianura? No, l'INPS significa Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Se lei fosse me, cosa pagherebbe? 10.000 euro per salvare il salario? Ok, la forza. Perfetto. Perché io mi trovo di fronte a un bivio. La domanda è questa qua. Io sono stato avvelenato dal mio Stato. Perfetto. Il papà può essere anche una cosa... Il papà può essere anche una cosa regolare, ma una figlia no. Nel senso che... Non potete cambiare nulla. Okay, non può cambiare nulla. Ci provo io, la ringrazio, buona giornata.